Amici sportivi, bentrovati. Subito un saluto ai nostri compagni di viaggio, a cominciare da Fabrizio Vitale. Ciao Fabrizio. Ciao Guido Bonastri. E ovviamente, come non passare dalla coppola di Salvatore Seraci. Ciao Salvatore. E dalla splendida barba di Giuseppe Leone. Ciao Giuseppe. Allora, il Palermo ha vinto 2-1, ha sofferto solo per 4 minuti, ha sofferto una ventina di minuti iniziali e poi negli ultimi 4 minuti stava finendo quasi come il mondiale fra Argentina e Francia, però il Palermo ha vinto, ha scalato posizioni di classifica, i contestatori, lo vedo dai social, sono già scemati subito, il problema è sempre quello, più facile andare a criticare, a lamentarsi. Trasmissione però pirotecnica, perché avremo un grande ospite, ma ancora non vi annuncio subito chi è, ma lo vedrete fra un attimo. E poi volevo anche parlare di alcuni argomenti, intanto la posizione in classifica, parleremo anche di Stulac, Saric, Segre, le S del centrocampo del Palermo che cominciano a prendere forma, ovviamente Brunori merita un capitolo a parte, e ne parleremo con il nostro grandissimo, graditissimo ospite che saluto subito e che è Daniele Faggiano, vecchia conoscenza degli amici di Palermo e di Trapani per quanto riguarda la Sicilia, ma frequentatore del calcio d'élite anche col Parma e adesso con la Sampdoria. Ciao Daniele. Buongiorno a tutti, salve. Ciao Daniele. Allora, ti tratteniamo una decina di minuti in modo che ci racconti il calcio di ora, il calcio futuro, il calcio mercato di tutte le squadre, cosa farà il Palermo e soprattutto ci parlerai di Brunori, anzi non solo di Brunori, magari anche di Che Dire, no? Perché sì, questa è una bella storia, vai Fabri. Sì, è una bella storia, non so se abbiamo perso il collegamento con Daniele forse, quindi dobbiamo un attimo vedere che cosa è successo. Beh, nel frattempo sì, arrivano le chiamate Daniele, senti, a guardare un po' la classifica dei marcatori di Serie B, si scrivono Brunori e Che Dire, ma si leggono anche Daniele Faggiano, visto che sono due giocatori che forse non tutti lo sanno, ma sei andato a scovare tu nel calcio minore. Sì, mi riempio d'orgoglio questa cosa, però come dico ai ragazzi pure, perché li sento spesso, che nel calcio in Italia soprattutto si vedono gli ultimi gol, il ritorno, no? All'andata si scordano, per cui devono avere quella continuità che gli può dare una visibilità ancora maggiore. Senti, tu in questo preso... per augurare che facciano più gol tutti e due fino alla fine del campionato. Daniele, tu li hai presi entrambi quando eri al Parma, se non mi sbaglio, vero? Sì. Sono due momenti diversi, però entrambi sono accomunati dal fatto che hanno iniziato proprio da... li hai visti che erano interregionali, a Villa Biagio credo Brunori, e poi invece Che Dire era dove? Alla San Giustese. Che cosa avevi visto in loro? Ma come la mia fortuna nella mia carriera mi ha aiutato, la fortuna mi ha aiutato a prendere all'inizio della mia carriera Caputo da una scuola di eccellenza, e poi sappiamo la carriera che ha fatto Caputo, cioè, cerco sempre di andare a vedere qualsiasi partita mi possa interessare senza un obiettivo ben preciso, ed ero andato a vedere delle partite che i ragazzi mi hanno impressionato positivamente. Nella mia cultura di lavoro avevo pensato di tesserarli e farli maturare in C in delle squadre dove si potessero esprimere al meglio, perché Brunori l'aveva già fatta la C e poi forse aveva deciso di vivacchiare in quelle categorie vicino a casa sua, invece gli ho dato questa possibilità. Daniele, tu conosci bene il calcio di Serie A e di Serie B, te la ricordi una Serie B così equilibrata, così incerta, dove per esempio una squadra come il Parma, indicata da tutti come una delle favorite, perde due partite di seguito in casa, dove una sconfitta o una vittoria ti possono fare scalare 3, 4, 5 posizioni? Tre partite. Una Serie B così equilibrata io non me la ricordavo negli ultimi 20 anni. Non vi volevo correggere, però no, hai fatto benissimo. Il Parma sono molto legato, per cui se mi avessi detto un'altra squadra può darsi mi sarei stato zitto. Nicola, avevi mai visto una Serie B così nella tua esperienza?
Ma penso che la Serie B di quest'anno è una Serie B importante, è una B2 come si è detto all'inizio, però non c'è una A2. Non penso che la griglia di partenza è stata già azzerata. Questo vuol dire che noi parliamo di calcio, parliamo di tutto, però in campo vanno altri. E le situazioni anche a livello di societarie possono compromettere o favorire delle squadre, tipo l'entusiasmo che c'è a Reggio con un allenatore preparato fa sì che la Regina si trovi in quella posizione ed è bello vederla lì e vedere lo stadio pieno. Esatto. Salvatore Gerasci e Giuseppe Leone, volete anche fare voi delle domande a Daniele Faggiano? Salvatore, non ti sentiamo? Ora sì. Io ho una curiosità e una domanda, se è possibile. A parte un grande in bocca al lupo alla Sampdoria, alla quale sono stato legato per motivi di lavoro da tantissimi anni e mi sono affezionato, mi è rimasto un dubbio col Palermo. Tu rompi con Zamparini dopo l'esonero di De Zerbi, che prelude all'ingaggio di Corini. Qual era la scelta societaria che condividevi con Zamparini? Quella di cacciare De Zerbi o l'ingaggio di Corini? O piuttosto la tentazione del Parma, che tra l'altro era in C e tu, partendo da lì, sei stato protagonista della clamorosa e doppia promozione in A? Questa è la curiosità. La domanda invece è curiosa: la stessa operazione del Parma potrebbe riuscire quest'anno a Corini? Partiamo dalla domanda. Non è facile perché il Palermo è partito un po' tardi per tutte le situazioni, come dicevo prima, societarie, l'allenatore è cambiato in corsa e tante situazioni, però tutto può succedere in questa Serie B e, come avete detto prima, con due vittorie puoi scalare tante posizioni. Vedete il Pisa, che era partito malissimo e si è ripreso alla grande, penso che possa dire ancora la sua in questo campionato, perché il Pisa è una squadra costruita bene e con l'allenatore della passata stagione sta dimostrando che non sale bene, anche se aveva cambiato un po' di giocatori. Poi per la curiosità, Eugenio non c'entra niente nella mia scelta, nel senso, io avevo portato De Zerbi e gli avevo detto che se un giorno l'avessero cacciato, il giorno dopo sarei andato via anch'io. E il Parma, quando è successa questa cosa, non esisteva per nulla, non si era mai parlato del Parma. Giuseppe? Sì, buonasera direttore. Ovviamente le mie curiosità sono legate a Brunori. Volevo sapere intanto se lo ha sentito per la convocazione, e poi volevo sapere questo suo andamento, che poi anche quello del Palermo, cioè dove segna fondamentalmente solo lui, se è un limite, un punto di forza del Palermo, e poi se può vincere secondo lei la classifica dei capocannonieri in B. Penso che ci siano tanti attaccanti bravi, che qualcuno l'ha pure avuto, tipo Torre Grossa, e non è facile, non è semplice vincere il girone dei cannonieri, per cui io ho detto a Fabrizio in una chiamata, ho detto spero che vincano Chedira e Brunori, che arrivano insieme. Senti Daniele, c'è una domanda per te. Un nostro ascoltatore ti chiede: da noi si parla di consolidare la categoria, ma questo organico secondo lei non è da playoff, quello del Palermo ovviamente? Ma da fuori posso dire tutto e nulla, per cui io non vivo quotidianamente la squadra, la società, e non è semplice fare un'affermazione del genere. Perché poi devi vedere gli infortuni, devi vedere tante situazioni, si bisogna vedere. Allora penso che col lavoro che sta facendo sia la società che con Rinaudo e l'allenatore, penso che si possano togliere delle soddisfazioni. Però se alla minima sconfitta, alla prima sconfitta, alla seconda sconfitta, buttiamo tutto a mare, non va bene.
Daniele, però tu, se non mi ricordo male, hai avuto Stulaz a Parma, mi ricordo bene o male? Sì, sì, sì. Ti aspettavi sì. queste difficoltà iniziali da parte sua? Guarda, a Parma io non vi nascondo che dopo 3-4 partite di Serie A, perché io l'ho comprato dal Venezia, sì. e c'erano state delle squadre di prima fascia in Serie A che mi avevano già chiesto informazioni, poi ebbe un infortunio grave e poi non fece il campionato che ci aspettavamo tutti, però sì, può avere difficoltà perché ambientarsi tutto non è semplice. Palermo è una città ambiziosa, una tifoseria importante, può darsi che trova del fiume, però ultimamente sto vedendo pure che sta giocando e forse con la continuità può fare ancora meglio. C'è anche chi ti fa i complimenti. È un giocatore che bisogna dargli una pacca sulla spalla, un ragazzo positivo che lavora tanto, per cui bisogna coccolarlo tante volte e non fischiare, perché Palermo è una piazza che ha visto il calcio importante, però tante volte i giocatori bisogna cullarli. Non dimentichiamo, e qualcuno forse si scorda subito, che il Palermo l'anno scorso faceva la Lega Pro ed ha fatto una grande cavalcata e nessuno ci credeva che potesse salire in B. Daniele, c'è chi ti fa i complimenti, come Piero Mandracchia, dice complimenti a Fagiano per capire le potenzialità di calciatori semi sconosciuti, ci vuole innato talento e lui ce l'ha. Ma secondo te glielo possiamo chiedere qualche colpo del mercato del Palermo? Perché lui qualcosa sente sicuramente. Non so, Daniele, ci vuoi dare qualche scoop in anteprima su quello che può accadere a Palermo a gennaio? No, io già ho tanti problemi per me, per cui no. Poi non lo direi mai per rispetto dei miei colleghi. Senti, in chiusura, perché penso che troppo ti dobbiamo lasciare, ti è rimasto un po' di rammarico della tua avventura palermitana? Cioè, la ricordi un po' come un'incompiuta? Cioè, avresti voluto... Io sono, sì, non un po', molto rammarico per tante situazioni, però mi ha anche dato tanto, nel senso che non mi vogliono i tifosi, però Zamparini in quei pochi mesi mi ha fatto capire tante cose, sia positive che negative, però sono più quelle positive, e non lo dico perché purtroppo è deceduto, ma è quello che penso. E poi mi ha fatto conoscere tanta gente che poi ho portato con me al Parma, Cracolici, Gatto, lo stesso Andrea Siracusa, Pasquale Magazziniere, voglio dire, tanta gente che la ricordo con affetto e mi sento ancora. Li salutiamo tutti, ovviamente, questi ragazzi che hanno fatto la storia del Palermo. Grazie Daniele Fagiano, grazie Daniele per la tua disponibilità, in bocca al lupo ovviamente alla Sampdoria, a cui siamo tutti bocca legati tutti, in qualche maniera, anche perché è una squadra storica, e poi importante. La maglietta della Sampdoria è una delle magliette più belle in circolazione dopo quella del Palermo, che è rosa, ma anche quella della Sampdoria è unica. Daniele, grazie e buon lavoro. Grazie Daniele. Allora, prima di andare con la sfizza di messaggi che già tu hai selezionato, volevo sentire da Salvatore, così, se no poi lui rompe il contratto, se no lo facciamo parlare ogni tre minuti lui si arrabbia. Se ci dici, se questa vittoria, Salvatore, per te, oltre al fatto che è stata importantissima, potrebbe rappresentare il primo mattone di un secondo piano? Ecco, mettiamola così. Sì, guarda, ti voglio stupire. Una vittoria pesa sempre, sai, in casa o fuori è lo stesso, non cambia nulla. Ma ti dirò di più, sono stato fin dall'inizio, come molti di noi del resto, sostenitori di un Palermo in crescita, soprattutto dopo Terni, no? Risultati a parte. E oggi ti dico che, visto come giocano le altre, per Cardi, il Cagliari è stato inguardabile, tranne i primi, quelli che tu hai detto, i primi 20 minuti, insomma, però poi veramente era una pena vederlo in quelle condizioni. E allora io ti dico che il Palermo andrà ai play-off, ne sono sicuro, perché ho visto le squadre, nessuna mi ha impressionato a tal punto da dire sì, ce ne sono 3-4 che tu puoi isolarle perché hanno l'organico, perché sono meglio posizionati, eccetera, ma tutto il resto è poca cosa, e per il Palermo è tutto possibile. Quindi lasciamo in pace Corini e vedrete come andrà a finire. Giuseppe, però vorrei dire anche che
si è visto qualche ulteriore aggiustamento tattico, che non so se è un cambio di direzione o soltanto una elasticizzazione dei metodi di Corini. Sì, è un modulo sempre più elastico, hai usato secondo me l'espressione giusta, perché a seconda di quando si attacca, quando si difende, non c'è un Palermo che scende in campo in un modo e poi prosegue la partita per come è iniziato, ripeto, un Palermo che comincia ad adattarsi a seconda delle situazioni, magari a volte ci impiega un po' troppo tempo, perché per esempio ieri, e lo ha ammesso tranquillamente anche Corini, i primi 25-30 minuti il Palermo ha sofferto il gioco del Cagliari, che aveva una sorta di predominio territoriale, per poi però prendere le misure, venire fuori alla distanza dopo il gol. Io credo che il Palermo abbia davvero legittimato il risultato, facendo vedere secondo me una delle prove più convincenti di questo campionato. Io penso che per mettere il primo mattoncino del secondo piano, come dicevi tu, servirebbe chiudere bene l'anno a Brescia, perché ora è come se ci ritrovassimo nella stessa situazione che ha preceduto la partita di Cosenza. Il Palermo veniva da 8 punti in 4 partite e poi si trovava a giocare in casa di una squadra in crisi, in grande crisi. Lo era il Cosenza e lo è adesso il Brescia. Ecco, servirebbe chiaramente un risultato diverso rispetto a quello di Cosenza per dire che il Palermo sta continuando questo processo di crescita. E su questo vorrei sentire Fabrizio, perché noi abbiamo detto, come ricordava giustamente Giuseppe, 4 partite fu un miniciclo con 8 punti e 4 partite adesso con un miniciclo di 8 punti. Quando perdemmo a Cosenza abbiamo parlato in questo studio di un cambio di atteggiamento, non tanto un problema tattico o di forza, premessi alcuni problemi strutturali di cui abbiamo parlato con Corini anche in sede di conferenza stampa, sulla necessità di svuotire l'organico di alcune pedine che non faranno parte più del Palermo, ma di prendere anche della qualità. Premesso questo, allora ci fu un discorso di mentalità, secondo noi almeno, forse non secondo Corini. Secondo te adesso c'è questo pericolo che Palermo possa sentirsi bello, anche bello e bravo? Ma io credo di no, perché vengono dall'esperienza di Cosenza, dove pensarono di andare a giocare in maniera abbastanza offensiva, in maniera abbastanza sbarazzina, sulla scorta della confidenza acquisita con quei 4 risultati utili, e lì presero una batosta che poi ricordiamo ci fu anche il rigore sbagliato da Brunori. Ma io credo che, come ha detto giustamente anche Salvatore, è un percorso che sta andando sempre più in evoluzione, è un percorso di crescita che sta portando nei tempi fisiologici inevitabili, quando tutti criticavano Corini, quando tutti dicevano che si doveva dimettere, quando tutti dicevano che il Palermo giocava male. Ma purtroppo il Palermo, assemblato alla prima di campionato, con ancora giocatori da inserire, doveva per forza sopportare questo percorso, e credo che adesso la partita di ieri lo ha anche certificato, perché è vero che il Palermo ha battuto 3 grandi, ma sono 3 vittorie diverse, soprattutto sono 2 simili, ma quella col Cagliari è stata diversa, perché il Palermo ha saputo soffrire, ma poi è salito in cattedra con consapevolezza. Beh, però diciamo che la similitudine c'è, perché tu hai sofferto i primi 20 minuti, sì, hai, come era successo col Genoa o col Parma, ma mentre col Genoa poi hai col sbloccato Parma, il risultato, sì, ma hai continuato a soffrire, hai continuato ad avere un atteggiamento, esatto, guardingo, hai avuto la fortuna contenuto di trovare un Cagliari che però onestamente, là do ragione a Salvatore, non era questa grande corazzata, perché ieri il Cagliari si è sfarinato sia sotto il profilo mentale che secondo me anche atletico, hanno perso tutti i contrasti nel secondo tempo, quindi c'è secondo me una similitudine in questa. Salvatore, sì, vuoi intervenire? Guido, guarda, il Cagliari non c'era, su questo non c'è dubbio, proprio di testa, assolutamente, si è visto, era inguardabile. Però il Palermo, l'unico errore, piccolo errore che ha fatto, è stato quello di non chiudere prima la partita, ma il Palermo avrebbe potuto benissimo fare il 3-0, il 4-0, perché in quel momento lì stava stradominando, e quindi questo è un segno di grande maturità che la squadra ha acquisito nel corso del tempo. Da questo Palermo c'è da attendersi che vada sempre meglio, ecco perché io ti dico
questo Palermo è da playoff sicuro, perché la sua crescita è stata costante e abbastanza rilevante. E questo però passerà anche dal calciomercato, di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Due messaggi prima della pausa. Allora, uno l'avevo già mandato in onda, Segre, anima e cuore, dice Manlio Palermo, che poi ribadisce piacere di grande portiere, uno dei migliori della categoria. Sempre più decisivo, è vero, però va sottolineato, è sempre più decisivo. La parata che fa alla fine... Gli resta quell'ombra dell'errore, esatto, con Sud Tirol, ma è un fatto marginale, che poi è rimasto impresso perché l'ha fatto con i piedi. L'avesse sbagliato con le mani forse sarebbe stato meno grave nella fantasia popolare. Buon pomeriggio a tutti voi, finalmente ho visto un bel Palermo per 60-70 minuti, dice Ferruccio, speriamo di continuare così. Angelo Ferlazzo, ieri ho visto un buon Palermo, complimenti a Corini, in questi mesi ha dovuto ingoiare tanta M, riprendendo un po' quello che ha detto lo stesso Corini in conferenza stampa al termine della partita, ma lui non ha mai detto una parola fuori posto, ama il Palermo come pochi, adesso aggiustiamo questa squadra e a gennaio inizia un nuovo torneo. Per Rosario Adriano Orlando, partita quasi perfetta, il Palermo ha fatto un'ottima prestazione, peccato per il gol subito nel finale, ma non dimentichiamo che di fronte avevamo una delle grandi del campionato, 3 punti a Brescia, non è un miraggio, forza ragazzi. Allora non ci allarghiamo troppo, perché adesso sembra che Brescia sia una passeggiata di salute, non è così. Però io vorrei intanto minacciare i nostri ascoltatori, che sono tanti, di questo vi ringraziamo, però li vorrei minacciare perché ci fermiamo per pochissimi secondi. Se loro cambiano canale, cambiano sito, cambiano TV, cambiano qualche cosa, diventeranno come Salvatore Seraci. Ok. Peggio di così non poteva andare. Mamma mia. Bene, ricordatevi che se per caso siete arrivati in ritardo, vi siete persi qualche battuta, siamo sempre stanziali, noi siamo in diretta, però poi ci guardate anche sulle pagine Facebook di stadionews.it, di Blog Sicilia, ci potete guardare su Video Regione, canale 14, ogni lunedì alle 18, potete dovete interagire con noi. La cosa che mi diverte sempre, caro Salvatore, con te lo diciamo da una quarantina d'anni, anzi ai tempi non c'erano i social, quando si vince il volume dei messaggi diminuisce del 45%, 50%. Quando le cose vanno male sono tutti pronti a dare legnate con colpi di tastiera. Devo dire che oggi sono veramente tantissimi quelli che ci stanno seguendo e scrivendo, speriamo di sono migliaia e migliaia di milioni, come direbbero magari in Rai. Allora Salvatore, vorrei introdurre subito un secondo argomento: Saric, Segre, Stulaz, le famose 3S del centrocampo. Nel titolo diciamo che Corini ne ritrova 2,5, nel senso che Stulaz, Segre è una conferma, ma sta ancora migliorando, ha segnato il suo secondo gol contro il Cagliari. Stulaz mi sembra che abbia fatto un grosso passo avanti, almeno questo è il mio giudizio, rispetto alla prima partita contro il Como, e probabilmente anche Saric mi è sembrato, per quanto possa essere fuorviante giudicare un giocatore per l'ultimo quarto d'ora, però mi è sembrato un po' più dentro il pezzo. È vero, tu parli di 2,5, io toglierei il mezzo perché Saric in fondo viene da un infortunio, sai, bisogna dargli più tempo, però il giocatore c'è e si vede. Stulaz abbiamo visto non è un bidone, non poteva esserlo, insomma ha un passato troppo importante per dire che era un giocatore che fra virgolette è finito. E, tra l'altro ti devo dire che a parte il rigore, a parte il fatto di avere dato l'assist, mi pare che come personalità abbia spiccato, perché nei momenti peggiori ha tenuto in piedi il Palermo con ordine e con razionalità, nei momenti migliori è stato l'ispiratore un po' del gioco, quindi è proprio quello che noi volevamo, tanto che Gomez è stato trasferito in un altro ruolo. Il giocatore non ha fatto storie perché anzi si è dimostrato contento, insomma, di partecipare a questa evoluzione della squadra. Lo stesso discorso di Stulaz vale secondo me anche per Segre, che sta trovando il passo giusto insieme alla definizione del modulo di gioco. Io sono del parere che certe cose si intuiscono, Fabrizio, quando le vedi sul campo, cioè che Stulaz abbia giocato meglio e che lo dica io o lo dica Geraci è fino a un certo punto, però tu ti accorgi dal campo come i compagni si affidano un po' di più a lui, come
alla fine il pallone passa più spesso dai suoi piedi, e non è mai un caso questo. Era successo anche con Gomez un mese fa, quando Gomez ha cominciato il suo percorso di crescita all'interno della squadra, è vero? Sì, diciamo che in parte, come ha detto Salvatore, Stulaz non poteva essere quello che era, avevamo visto in quelle prime partite drammatiche in cui il Palermo andò incontro a sconfitte e valanghe di gol. Ma dobbiamo dire anche che è stato fatto in questi mesi un lavoro su Stulaz, perché Stulaz comunque ha sentito l'impatto con la piazza in negativo. E quindi anche vedere Stulaz che si va a prendere quel rigore è frutto di un lavoro nel quale Corini e tutto lo staff, ma anche la società, è stata vicina al giocatore, così come con Saric. A Stulaz si è richiesto un certo tipo di atteggiamento, un'aggressività in più che non si era vista nelle prime partite, e il rigore che si va a prendere sugli sviluppi del calcio d'angolo, un po' frutto anche di questo lavoro. Come ha detto anche Faggiano, che abbiamo avuto ospite in apertura di trasmissione, è un giocatore a cui bisogna dare la carezza, non farlo sentire troppo sotto la pressione, e probabilmente questo processo sta incominciando a dare dei frutti. Poi non so neanche se è un caso, però il primo gol di Segre, te lo ricordi Giuseppe? Cross di Stulaz, colpo di testa da parte di Segre, la stessa cosa identica di questo secondo gol, tra l'altro segnato con uno stacco imperioso, per la verità. Cioè, stavolta è andata meglio. È andata meglio perché quello fu la sconfitta con l'Ascoli. Stavolta invece è stato un gol decisivo. Diciamo, è stata la fotocopia di quel gol, in definitiva. È stata la fotocopia di quel gol. A te sono piaciuti Stulaz e Segre? Mi sono piaciuti di Segre, diciamo, stiamo sottolineando, penso anche giustamente e doverosamente, i progressi di questo giocatore, penso ormai dalla trasferta di Benevento. È un giocatore dei centrocampisti, quello che tra l'altro è sempre più pericoloso anche in zona gol, ricordo anche le tante occasioni nello 0-0 col Como. Per quanto riguarda Stulaz non ho visto cose trascendentali, però quantomeno ho visto sicuramente dei passi in avanti. Cose trascendentali io mi riferisco chiaramente a come gestisce la regia del gioco, perché poi le cose trascendentali le ha fatti in termini di assist e del rigore procurato, però vedi un qualcosa in più rispetto agli altri per come tratta il pallone. Per le velocità, magari ancora non c'è grande velocità di pensiero, però quando i palloni partono dai suoi piedi c'è una velocità senza dubbio diversa rispetto a come appunto, ripeto, parto dalle cose elementari, il passaggio, e la qualità di Stulaz francamente non la vedo in altri giocatori del Palermo. Ieri sinceramente ne ho visto molto di più rispetto a tutte le altre partite. Salvatore, tu sottolineavi però come l'arrivo o la crescita di Stulaz presupponga anche un leggero cambiamento dei compiti di Gomez, forse un po' sacrificato. Ma sì, probabilmente è così, perché ritengo che a Gomez piaccia giocare lì centrale, però devo dirti la verità che non mi è dispiaciuta l'accoppiata, perché Stulaz ha mostrato una personalità da autentico regista, da autentico padrone della situazione, lo vedi poco magari, però c'era sempre ieri. Questa è una cosa che mi ha incuriosito in maniera incredibile, cioè anche nei momenti peggiori tu lo vedevi cercare di dare le distanze e i tempi ad una squadra che soffriva. Poi è venuto invece fuori ed è stato determinante per l'acquisizione del risultato. Gomez è sicuramente un giocatore che ha caratteristiche interessanti, è anche spostato nell'altro ruolo, ha dato il meglio di sé. Ma infatti Salvatore, ti dico che ieri secondo me ha fatto una buona partita in quel ruolo. Prego? Ma infatti, secondo me, ieri ha fatto una buona partita in quel ruolo Gomez. Esatto. Quando Saric sarà nelle migliori condizioni di forma, sarà un dolce problema per Corini. Attenzione, non dimentichiamo che si va, e questo è un argomento che ritengo tratterete dopo, anche perché l'hai preannunciato, si va verso il mercato e quindi ad una ristrutturazione della componente rosa, in modo che ci siano delle alternative valide per ogni reparto.
Anche perché mi pare di capire, ne ha parlato un po' Corini sabato prima della partita, che ormai l'organico è disegnato, cioè ci sono alcuni giocatori che non rientrano nei piani tecnici. Lui ha detto: io qualcuno l'ho chiesto alla società, ma deve essere un elemento di qualità che accresca la qualità dell'organico e non soltanto numericamente. E ieri, alla fine, fra gli 11 in campo e i 5 che sono subentrati, mi pare che Corini abbia chiuso il cerchio. Cioè, sono questi i giocatori su cui sta contando. Ieri hanno trovato spazio Saric, Bro e Damiani, ha trovato spazio Vido, evidentemente Soleri è al terzo posto in questa gerarchia. Ha trovato posto anche Devetak, che ci eravamo un po' dimenticati perché era uscito dai radar. E quindi mi pare che sia ormai la definizione di questo gruppo, almeno fino al mercato, che, di cui adesso parleremo. Però ci sono tanti messaggi, quindi intanto c'è un messaggio in linea con quello di cui stavi parlando tu. Mario Palermo dice: Peretti, Doda, Cardi, Rancini, Pierozzi, Crivello, Floriano e magari Soleri in prestito devono andare via, come ha detto il mister. Serve gente di qualità, un'ala destra, una punta accanto a Brunori, e poi Giuseppe Pollicino aggiunge: uno che la butti dentro, trequartista, attaccante, due cambi sulle fasce, ce la giochiamo con chiunque. Diciamo che la vittoria di ieri ha scatenato di nuovo un po' la fantasia dei nostri ascoltatori e dei tifosi, che già erano critici quando non si vinceva, e adesso che si è tornato a un ciclo positivo adesso chiedono chiaramente. Sì, però io ho l'impressione, io dovrei fare un lavoro scientifico, ho l'impressione che ci sono due squadre di tifosi, quelli che ci guardano quando il Palermo perde e quelli che ci guardano quando il Palermo vince. È come se fosse, sai, nel football americano, cioè la squadra che difende, esatto, e la squadra che attacca. Mi sembra, guarda, ogni tanto, esempio, di trovarmi in questo tipo di situazione. Salvatore Gela ci ride, giustamente, che deve fare lui, no? Sì, che comunque ci sia, diciamo, un andamento abbastanza diverso a seconda dei risultati, questo è un fatto acclarato. Ma per esempio prendiamo Giuseppe Di Salvo, che dice: non si battono Genoa, Parma, Cagliari e Benevento fuori casa se si deve considerare la categoria. Vittoria di ieri liberatoria, insomma, come a dire, cioè, questa squadra può certamente ambire a qualcosa di più importante. Poi ci sono ovviamente anche dei pareri critici, come Francesco Biondolillo, che dice: Corini non ha cambiato nulla, il Palermo è stato attendista anche ieri sera, gli episodi questa volta ci hanno aiutato, la partita si è messa in discesa, speriamo che questo atteggiamento basti fino a fine campionato. Premesso che Corini può essere criticato quanto si voglia, perché ognuno ha una visione del calcio personale, quindi ci sta tutto e il contrario di tutto, a condizione di essere, diciamo, di portare dei fatti e di essere educati. Però a me questo discorso dell'attendismo, io continuo a non capirlo bene, questo discorso, perché a me ieri, tra l'altro, il Palermo mi è sembrato in sofferenza nei primi 20 minuti più che attendista, e poi mi è sembrato anzi addirittura dilagante. Cioè, no, io credo che ieri il Palermo abbia atteso, come aveva fatto inizialmente sia con Genoa e Parma, per dare poi il break al contropiede. Ieri invece si è visto, oltre a questo, che è il periodo in cui ha sofferto secondo me di più la squadra, ha trovato poi però col rigore la chiave per andare a imporsi col proprio gioco. Non so cosa ne pensate voi. Salvatore già l'ha detto, ha ragione, perché poi questo è un calcio strano, ce lo dimostra la Francia con l'Argentina. Tu vinci 2-0, domini la partita. Dimmi. Hai visto i mondiali? I mondiali, infatti, hai visto squadre attaccare dal primo all'ultimo minuto? No. Erano tutte squadre messe lì dietro. Il calcio sta cambiando incredibilmente e tornando indietro nei tempi. Perché io ho visto certi atteggiamenti che non vedevo da tantissimo, cioè le squadre stanno dietro. Il Marocco è stato proprio l'esempio più lampante di tutti, insomma, sempre corti, cortissimi, tic toc dietro, fin tanto che non trovano la possibilità di andare avanti e di cercare il gol. Cioè non mi sembra che una squadra che non vada subito all'assalto sia una squadra a cui manchi qualcosa. E ci sono cicli nel calcio, e questo è un momento in cui si gioca più, non dico al risparmio, ma con una mentalità abbastanza sparagnina. Guarda, Allegri ha vinto 100.000 anni con questo sistema, quindi non è che una scoperta nuova. Ci chiedono quanto può aver influito il passaggio al 3-5-2 sulla crescita delle ultime partite. Chi vuole rispondere? Ma io intanto vorrei fare una premessa, che io non l'ho capito se questo è un 3-5-2, un 4-3-3 o un 4-4-2, perché poi le cose cambiano se la palla ce l'hai tu, se la palla ce l'hanno gli altri, e in se entra è un uno, sistema entra... ibrido. È un sistema molto ibrido. Chi vuole rispondere? Il discorso che facevamo
Il discorso che facevamo a inizio trasmissione, ieri di difesa 3, francamente ho visto poco se non addirittura nulla. Ho visto più che lui si muoveva tra un 4-4-2 e un 4-3-3. E in questo ha giocato anche molto la posizione a elastico di Gomez, di cui parlavamo anche poco fa. Ma ben venga, cioè nel senso se questa squadra mi dimostra a seconda delle situazioni, a seconda dell'avversario, a seconda, ripeto, di come si svolge una partita, se questa squadra dimostra di sapersi esprimere con diverse facce, ben venga, vuol dire che c'è un lavoro dietro che sta portando i suoi frutti. Prima di parlare di Ma calcio io sono mercato, d'accordo con Giuseppe. Giuseppe ha detto, secondo me, una cosa giustissima, che è una confortata notizia, anche. che è una No, notizia, no, no. giusto? No. Confortata anche dal fatto che una squadra deve sapere interpretare nel corso della partita ciò che accade. Non si può avere oggi con cinque sostituzioni una squadra che comincia a giocare con il 4-4-2 e finisce col 4-4-2, perché l'avversario può cambiare da un minuto all'altro. Allora, ti dicevo, prima di parlare di calciomercato, se ne parla fra un poco, fra pochi giorni, c'è Se l'ultima vuoi posso mettere partita, un po' di pepe. mettiamo un po' di pepe, però volevo prima spendere una parola per Brunori, perché non è che siano mancati i complimenti per Brunori, a volte, raramente per fortuna anche le critiche, però continuo a pensare che non è semplice, soprattutto nel calcio moderno, ritenere che il rigore sia un quasi gol. Il rigore va trasformato. Ci sono squadre che si sono rovinate con i rigori. Stesso Messi o Mbappé sono stati chiamati a responsabilità importanti. A proposito, sono contentissimo del mondiale per Dybala personalmente, perché lo ritengo veramente un prodotto rosanero, e sono convinto che da lassù Zamparini, che lo ha sempre voluto e coccolato, si sarà preso una bella soddisfazione. E si dicevo, il rigore non è mai semplice. È vero che di solito sono più i gol che non le parate, però ieri Matteo Brunori si è preso una bella responsabilità, perché era tra l'altro 1-0-0 da sbloccare, perché era davanti ai propri tifosi. Salvatore, mi sembra che vada sottolineato questo. No, non c'è dubbio, lui ha ringraziato Corini, ma è Corini che deve ringraziare anche lui, perché Brunori non ha paura di niente, non ne ha mai avuta e alla prova del 9 c'è sempre, tanto da far nascere il dubbio di cui abbiamo parlato, che sia proprio Brunori dipendente la squadra. Sai, 6 gol nelle ultime 8 gare è un risultato straordinario. E poi c'è un fatto che mi ha colpito moltissimo, ma non colpito perché un giocatore del Palermo va, mi ha colpito il fatto della convocazione di Mancini, perché Matteo non è un giovanissimo, cioè tu non hai preso un giocatore di 22 anni e lo hai convocato. Cioè Mancini vuole capire se Brunori è pronto per i grandi appuntamenti, ragazzi, se, è l'unica logica che c'è in questa convocazione. Sono d'accordo. La regia, la splendida regia di questa trasmissione ci dà questo titolo che un po' cita uno storico pezzo musicale, e dall'altro facendo alla prova del 9, perché sono 9 gol di Brunori, sarebbero stati 11-12 con i 11, rigori. sicuramente 11 con i rigori. Con i rigori, e accanto a Khedira, che gli va detto però ha saltato le ultime partite perché era al mondiale con il Chiaro. Marocco. Però è sempre capocannoniere. No, diciamo che Brunori ormai è stato detto tutto. Ci ha raccontato anche degli aneddoti Fagiano poco fa. È un giocatore che probabilmente doveva esplodere ora. Il suo percorso probabilmente doveva essere questo. E non sappiamo adesso dove può arrivare, perché Ha ragione comunque. Salvatore, secondo me Mancini, che è stato rivoluzionario per alcuni ragazzi, si è inventato Grifo, Gnonto, si è inventato Zaniolo a suo Zaniolo ai tempo, denti, che certo. non giocava neanche. Qui si trova davanti a un ventottenne, quindi ha ragione Salvatore quando dice: ma
uno che segna. Mancini in dubbio che è un problema di un vice Immobile. Cioè, se non siamo rimasti Immobile e Belotti, che sono rimasti un po' indietro, secondo me, nelle gerarchie internazionali. Ricordiamoci che c'è Scamacca, però non c'è quell'attaccante che, se c'è bisogno, riesce a dare manforte. Ovviamente forse è anche una provocazione questa di Brunori, però è chiaro che l'ottica con cui viene convocato un giocatore non è fare un premio, perché poi a Mancini di premiare Brunori non gliene può fregare meno, ma penso che sia il discorso che se uno segna in Serie B può segnare anche in Serie A. Tra l'altro devo dire che Brunori, Salvatore, rispetto ai centravanti classici a cui siamo abituati, a cominciare anche dallo stesso Immobile, poteva essere Bobo Vieri prima, Brunori è un po', mi sembra, un giocatore che per caratteristiche tecniche si avvicina al tipo di calcio molto elastico che ha anche Mancini in nazionale, con attaccanti veloci, leggeri, disponibili alla squadra, non soltanto gli arieti. Sono d'accordo, Guido, non c'è altro da dire, sono d'accordo. Brunori non ha limiti, praticamente a questo punto forse lui può raccogliere tutto quanto ha seminato o non aveva seminato durante la carriera prima. Su Brunori chiudo con Giuseppe Leone, perché la mia impressione è che ieri gli abbia fatto bene anche la maggiore vicinanza di Di Mariano. Era una cosa che già avevamo sottolineato alcune partite fa, e che ieri ho visto veramente un 4-4-2 reale con Di Mariano seconda punta. Di Mariano che secondo me ha giocato bene, però una bacchettatina per il gol sbagliato se la merita pure lui. Sì, 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 hanno cominciato più a trovarsi, si cercano molto di più questa convivenza più vicina in campo con questo modulo, evidentemente sta facendo bene a entrambi. Poi del resto, ripeto, Brunori è comunque nell'economia del gioco della squadra, è sempre molto molto determinante, a prescindere dai gol, che già di per sé non sono poca roba. Fabrizio, chiudiamo col Botto e col Pepe, calcio mercato. Allora, cominciamo con Doda, Pierozzi e Peretti, diciamo li possiamo già escludere a priori. Sono giocatori che già in estate, caso di Pierozzi è più eclatante, era appena arrivato con l'arrivo di Corini e con la gestione Rinaudo tecnica, sportiva, si era provato a ridarlo alla Fiorentina. Questo mi pare che sia... Mi pare che Lancini non abbia più spazio, è stato già provato. Spazio. A me mi resta la perplessità di Accardi, che non è stato mai provato, e di Floriano, per esempio, che era partito, diciamo, con qualche chance in più. Alla fine ha giocato più Crivello, che da tre allenatori è uno che sembra... Crivello ha giocato perché non c'erano più terzini. Non so se avrebbe giocato se ci fosse stato, anche perché abbiamo visto che Sala, se sta bene, riesce a dare un contributo notevole sulla fascia sinistra, ed è anche qualche riflessione che abbiamo qua tra i nostri ascoltatori. Probabilmente anche Soleri non rientra nelle priorità di Corini, io qualche chance in più anche a Soleri l'avrei data, però ovviamente poi la gestione dei minuti è sempre molto soggettiva, bisogna rispettare le scelte di un allenatore. Allora, quando Corini dice voglio, se viene qualcuno, voglio che abbia qualche qualità aggiuntiva, dove te l'immagini il reparto in cui Palermo opererà? Fammi andare leggermente indietro, ma proprio pochissimi secondi. Io, in una ipotetica classifica dei giocatori più importanti del Palermo in questo momento, proprio fare un pagellone di questo avvio di stagione, al primo posto metto Brunori, ma accanto a Brunori metto Di Mariano. Ragazzi, questo qui ha avuto un rendimento incredibile, perché praticamente non sbaglia un colpo. Sì, gli puoi dire che non segna un gol, eccetera, eccetera, però è sempre lì, un martello, e spende ogni risorsa di energia in tutta la partita ed esce sempre con la maglia sudata e un voto di sufficienza. Per quanto riguarda invece il mercato, avete detto delle cose giustissime, cioè per esempio Crivello e Floriano sono due giocatori che hanno avuto una storia diversa, ma sostanzialmente sono stati impiegati pochissimo anche loro, quindi primo c'è da sostituire Elia, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Poi vanno via probabilmente sei difensori che non vedono la luce, ma altri sette sono importanti e magari ce ne vuole uno. Completare il centrocampo e l'attacco non sarebbe nemmeno male, ma secondo me Corini ha già scelto.
Cioè Corini non è che abbia tantissime preoccupazioni. Bisogna togliere i giocatori sui quali non si fa più affidamento ed equilibrare il reparto in modo da avere il giusto numero di giocatori a disposizione, anche in relazione alla flessibilità del modulo adoperato. Ma da questo punto di vista mi pare che Corini sia stato assolutamente chiaro. Due, se bisognano, se sono importanti per migliorare questa squadra. Ma è la sua idea. Pochi secondi. L'ha già fornita ieri. Ti ho segato, Salvatore, scusami, ma no, hai fatto bene, fa parte della televisione. Giuseppe, ma guarda, per dire una cosa diversa da Salvatore, che ha un po' elencato i vari ruoli dove il Palermo avrebbe bisogno, io invece ti cito le caratteristiche. Ieri tra l'altro con Fabrizio facevamo anche questa riflessione allo stadio. Io penso che il Palermo dovrebbe andare a colmare un po' di gap fisico con certe squadre che hanno giocatori proprio dal punto di vista fisico molto più strutturati di buona parte dei giocatori del Palermo. Quindi io mi andrei anche a soffermare su questa caratteristica in sede di mercato, se c'è la possibilità di andarne a prendere, chiaramente. Fabrizio, confermi di aver fatto questa riflessione con Leone? Sì, ogni tanto mi capita di dover fare delle riflessioni anche con lui, no? A parte gli scherzi, sì, ma è evidente, c'è le partite... Quest'anno hanno fatto vedere quale differenza fisica, di struttura ci sia con certi tipi di avversari, il Cagliari, il Parma, il Venezia. Ieri c'è stata un'azione, Giuseppe te lo ricordi, in cui la mezzala destra loro, col nome che adesso non mi viene in mente, ha recuperato con una falcata... Il terzino, è stato Kurfalidis che con una falcata e mezza ha recuperato tre falcate di Valente. Cioè Valente era in vantaggio e lui con una falcata e mezza l'ho andato a recuperare. Queste sono situazioni che paghi nei confronti in campo. Allora, un difensore, un esterno, forse una seconda punta, ti risulta, tu che conosci tutti i meccanismi che ci sono pronti, un paio di milioni? No, non so quanto ancora vogliono mettere sul mercato, perché tutto dipenderà dalle opportunità che si potranno presentare. Non escluderei qualche colpo che magari in questo momento viene difficile da pensare, però si stanno muovendo, ci sono stati anche dei summit. E li seguiremo, noi non saremo in onda lunedì prossimo perché c'è la partita. Ma poi saremo in onda martedì. Bravo. Benissimo. E ci buttano fuori, abbiamo sforato come sempre, ci sono tantissimi messaggi, continuate a leggerli sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e Stadio News, che danno vita a questa trasmissione anche sui loro siti e anche grazie a Video Regione, Canale 14, Digitale Terrestre. Grazie Salvatore Seraci, Fabrizio Vitale, Giuseppe Leone, grazie a tutti e buon Natale, ci vediamo il 27.